Un operaio di 49 anni, Khalil Trichi, nato in Tunisia e residente a Liberi, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco in una zona di campagna di San Paolo Belsito. Vicino al corpo sono stati trovati dei bossoli. L'uomo è stato raggiunto da 4 colpi d'arma da fuoco. Il cadavere è stato trovato da una pattuglia dei carabinieri in via Lavariello di San Paolo Belsito, nella campagna circostante il cimitero. Accanto al corpo senza vita è stata trovata una bicicletta. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Nola e della scientifica di Castello di Cisterna. Genitori in stato di massima allerta e scuole rimaste deserte a Casalnuovo dalla psicosi da paratifo, la cosiddetta malattia delle mani sporche. Una malattia non più pericolosa che si cura con antibiotici specifici, ma i cui sintomi sono particolarmente fastidiosi. Si tratta di febbre, forti dolori addominali e forte dissenteria. Sintomi che hanno colpito l'alunna di una scuola media, una bambina di 11 anni di Casalnuovo, che è ora ricoverata all'ospedale Cotugno di Napoli, specializzato appunto in malattie infettive. Nel decorso della malattia c'è stata qualche complicazione per cui la ragazzina non frequenta la scuola da 25 giorni. È stata dapprima ricoverata in ospedale e poi trasferita al Cotugno. Intanto nella scuola, dove è iscritta una scuola media di Via De Filippo, i genitori hanno ritirato per protesta tutti 400 alunni. Il plesso è rimasto deserto e le mamme chiedono anche informazioni, cosa che le autorità sanitarie locali attualmente tacciono. Una legatoria che utilizzava, secondo gli investigatori, e che esercitava la sua attività usufruendo di maestranze, macchinari e materie prime di un'altra azienda sottoposta a procedura fallimentare è stata scoperta dai militari della Guardia di Finanza a Mugnano di Napoli. Secondo gli accertamenti eseguiti dalle Fiamme Gialle, tra l'azienda sottoposta a procedura fallimentare e la nuova c'era continuità. Due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Il sequestro è scattato nell'ambito dell'attività di controllo in materia di reati fallimentari e abusivismo commerciale. La chiamano la bionda, ma è semplicemente la donna che più di tutti conosce i segreti del capo del clan dei Casalesi, Michele Zagaria. Per 5 lunghi anni il boss è stato ospite nel bunker scavato sotto i suoi piedi nella villa di Via Mascagni a Casapesenna. È stata lei, Rosaria Massa, a pronunciare il nome dell'agente di polizia che si sarebbe appropriato della famosa penna USB sottratta dalla villa il 7 dicembre del 2011 durante la cattura del boss ad opera delle ex dirigente della squadra mobile di Napoli, Vittorio Pisani. Il nome è inserito negli atti depositati ieri al Tribunale del Riesame. Si tratta di un poliziotto in servizio a Napoli. Sarebbe stato lui, secondo la dichiarazione della donna, a sequestrare la penna USB dal covo di Casapesenna, poi sparita. E braccia incrociate, i giudici di pace di tutta Italia da ieri sono in sciopero e la protesta andrà avanti fino al prossimo martedì. Un'intera settimana di udienze cancellate e decreti rinviati. Saranno in tutto più di 200.000 processi non celebrati, quasi 50.000 in Campania, la metà solo a Napoli. Lo sciopero è stato indetto da Unione Nazionale Giudici di Pace e Associazione Nazionale Giudici di Pace, che sono sulle barricate perché è palese, come dicono, la volontà di creare una figura di magistrato dequalificato. E incidente stradale mortale ieri nel Casertano, sulla statale Domiziana. La vittima, un uomo di origine bulga, 69enne. L'uomo è stato investito da una vettura guidata da un giovane 23enne di Cardito. Soccorso e trasportato alla clinica Pineta Grande di Castelvolturno. A causa delle gravi condizioni i medici si sono riservati la prognosi, ma nulla sono valse le cure prestate perché il suo stato di salute si è aggravato nel pomeriggio e deceduto. La salma è stata trasportata all'Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove è prevista l'autopsia come ha disposto l'autorità giudiziaria. Bene, è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, come di consueto prossimo appuntamento tra un'ora circa, più tardi.